out of sight. My God is larger than life. Ladies and gentlemen, boys and girls, we hope you had a great time here with us. If you enjoyed tonight, wait till you see what comes next. Bravi, bravissimi, molto bene. Oggi alla Città Fiera, grandi campioni dello sport e le migliori società sportive regionali che vengono premiate per tutto il pomeriggio qui a Sport in Festa. Lascio la parola ad Annalisa Anastasi per presentare questi grandi campioni. Dunque, dicevamo, oggi proprio non ci facciamo mancare nulla, abbiamo sentito parlare con Lorenzo Bettarini di basket, adesso parliamo di pattinaggio, di Orniano, di Basiliano, perché anche le piccole realtà del territorio possono conseguire grandissimi risultati. Abbiamo qui il presidente Iginio Pavan, buonasera Iginio. Buonasera. Per insomma presentarvi questa realtà abbiamo anche delle ragazze, che io chiederei i nomi delle sue ragazze, se li ricorda tutti. Certo. È meglio anche se lo dicono loro. Marina. Poi di qua chi abbiamo? Sara. E? Arisa. Ecco, abbiamo una piccola rappresentanza ovviamente perché tante lavorano, però hanno conseguito grandissimi risultati. Ricordavamo prima, vincitori del campionato europeo di pattinaggio a rotelle, piccoli gruppi, e poi ancora si recheranno in Brasile, se non erro, presidente. Esatto, è così. Insomma, un viaggio mica da poco, bello, complimenti, una fortuna. Non è il primo che abbiamo fatto, perché già gli altri anni siamo stati in rappresentanza dell'Italia, siamo stati in Australia, a Brisbane, ai campionati, poi siamo stati a Taiwan a fare i campionati mondiali e poi, abbiamo fatto Friburgo e quest'anno, insomma, abbiamo prima, proprio l'avete già citato voi, siamo stati in Portogallo, dove abbiamo... e dal Portogallo abbiamo portato a casa questo meraviglioso primo posto e andremo a novembre a Brasilia, in Brasile. Per i campionati mondiali, dunque un traguardo importante raggiunto agli europei, adesso tocca ai mondiali, aspettative, intanto il presidente però si gira a varie città, loro gareggiano, si impegnano, faticano, il presidente le segue. D'altra parte il dovere e il piacere vanno sempre d'accordo. Il dovere la chiama. Certamente. Allora presidente, cos'altro raccontiamo di questa realtà importante di Orniano? Ma che ci siamo trovati anche noi fra capo e collo, insomma delle ragazze che si sono messe di impegno e quando c'è un obiettivo da raggiungere, un po' alla volta ce l'hanno fatta. Ci hanno portati anche noi ad adeguarci, difatti la polisportiva oltretutto è riuscita quest'anno ad avere il suo completamento definitivo della struttura col tamponamento laterale inaugurato proprio ai primi di giugno e quindi abbiamo fatto festa anche per quello. Adesso insomma la cosa che ci aspettiamo è quella di continuare a crescere. Le realtà sono piccole, però un po' alla volta pubblicizzandole è chiaro che queste realtà, se si infervorano, poi alla fine danno dei risultati eccezionali come quello che hanno appena ottenuto le nostre ragazze. E infatti supportiamole queste realtà importanti del territorio. Lilla, sai che si allenano 12 ore a settimana e anche lavorano, dunque non lo fanno a tempo pieno. Io non ce la farei mai ad allenarmi 12 ore a settimana, però per delle ragazze, per dei ragazzi che sono oggi campioni europei e tra poco sicuramente, chissà, campioni mondiali, è necessario assolutamente allenarsi tutti i giorni. Certamente, e volevo far notare una cosa, tra l'altro il loro allenatore è Sandro Guerra, che è stato tantissime volte campione mondiale proprio di pattinaggio singolo, è di Trieste e loro, pur di arrivare a conseguire questi risultati, addirittura ogni settimana diverse volte vanno giù a Trieste, per cui fanno anche ore tarde e l'indomani mattina di nuovo pronte per il loro lavoro. Sport in Festa premia chi con impegno, con volontà, con spirito di sacrificio ha raggiunto grandi obiettivi nel mondo dello sport e ricordiamo che i valori dello sport sono importanti anche nella vita di tutti i giorni, non soltanto nell'attività atletica. Certo, e visto che stiamo parlando proprio di questo, una cosa importante, se ci ascoltano degli uomini di sport è chiaro che noi a loro diciamo questo. Visto il sacrificio, visto tutto quello che stiamo portando avanti,
se da parte loro o qualcuno che ha piacere proprio come imprenditore di darci una mano ulteriore, solo benvenuto e senz'altro lo ringrazieremo veramente a dovere se ci dà una mano a contribuire a portare avanti questo sport meraviglioso dello spettacolo che è il pattinaggio. Tra l'altro volevo ricordare che la prima domenica di ottobre abbiamo un trofeo che si chiama Roberta Borghini a ricordo di una nostra ragazza prematuramente deceduta, e lì ci saranno i confronti proprio con tutte le squadre regionali ed anche oltre, e questo sarà uno spettacolo che ormai da tantissimi anni spero che di poter arrivare nel Guinness dei primati di questo trofeo che si consecutivamente sono ormai 28 volte 28 anni che lo stiamo facendo e sempre di seguito. Grandissima soddisfazione, quindi un in bocca al lupo per tutti i vostri prossimi successi. C'era Annalisa che voleva aggiungere qualcosa a proposito del pattinaggio? Sì, Linda, per concludere magari facciamo parlare anche se sono emozionate, non sono abituate, una rappresentante delle ragazze che ci racconta l'emozione di gareggiare sui pattini. Sì, ricordiamo il nome. Sono Sara e sono tanti anni ormai, non so più neanche da quanti che faccio parte del gruppo Evolution. Siamo nati tutti insieme, nel senso che è appunto da quando siamo piccini che patiniamo insieme e ci alleniamo assieme ogni giorno. Ovviamente ogni anno, però ogni volta che scendiamo in pista l'emozione è sempre nuova e ci si dimentica di quella che è davvero la suspense e l'energia che scaturisce nel momento in cui scendiamo in pista, perché è l'unico momento in cui che possiamo dimostrare davvero a tutti, e anche abbiamo avuto l'opportunità di dimostrarlo più volte a tutto il mondo, di ciò che siamo in grado di fare e di ciò che amiamo fare. Quindi ogni volta è un'emozione unica ed è fantastico. Alla fine, quando si raggiungono proprio quei grandi risultati, allora lì c'è l'apoteosi e diciamo che non si capisce. Si perde un attimo un po' qual è il baricentro, perché è veramente un'emozione unica. Ma dopo si recupera, perché lo vediamo, siete umilissime, piene di entusiasmo per quello che fate, vero Linda? Grandi, grandi talenti. Si respira qui la passione che avete per questo sport. Ricordiamo che lo sport è benessere sia fisico sia mentale, perché ci aiuta a mantenerci in forma, ma anche insomma a eliminare le tossine, insomma a eliminare lo stress. Io ringrazio il presidente del pattinaggio Orniano di Basigliano, il signor Pavane, che vuole aggiungere ancora qualcosa? Che lo sport è meraviglioso, posso dire questo. Io giocavo a pallone, ho giocato per una vita a pallone, ho finito a 52 anni e quando ho finito di giocare a pallone da 85 kg sono andato a finirla a 107. Direi che forse è meglio continuare, magari ancora più a lungo, a mantenersi sani nello sport, perché tutto lo sport in genere è una cosa meravigliosa. Lo sport toglie via le tossine che gli altri ci propinano, ci lascia la mente libera, ci dà l'impegno, ci dà tutti quegli stimoli che ci permettono veramente di essere noi stessi. E da parte della Polisportiva di Orniano comunque ringrazio, per chi ci sente, due meravigliose ragazze, mi diceva Annalisa e Linda. E Linda, ecco, per averci ospitati con latte e miele, se non vado errato, sì, e Tele Pordenone e Video Regione. Ecco, grazie comunque a tutti quanti voi, grazie per averci ascoltato, grazie dell'invito e buon'estate a tutti. Buon'estate e soprattutto arrivederci magari la prima di ottobre in quel di Orniano. Magari se ci date l'impegno vi accetteremo ben volentieri. Seguiremo senz'altro attraverso le nostre frequenze i vostri prossimi risultati, tutti i tornei, insomma tutte le cose che organizzerete nelle prossime settimane. Annalisa? C'è una cosa dell'ultima ora, dobbiamo veramente realizzare questa premiazione tutti insieme, però una parolina la vorrei far dire anche all'organizzatore, uno degli organizzatori di questo evento, Marco De Toni, che premia il nostro presidente del pattinaggio Orniano. Dunque Marco, raggiungici in mezzo alle ragazze.
e dichiariamo, parliamo di cosa si sta svolgendo quest'oggi e perché soprattutto premiamo queste realtà. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto a Latte e Miele, ma soprattutto a questa magnifica società. Perché vi ringrazio? Perché ho sentito delle parole che oggigiorno nello sport vengono un po' dimenticate, che sono passione, emozione e sacrificio. Quindi, indipendentemente da Orniano, noi ci teniamo a comunicare con tutti quanti di seguire questo sport fatto sì di professioniste ma anche di bellissime ragazze. Voi in radio non potete vederle, ma io ho la fortuna di essere in mezzo a loro, ma soprattutto anche di un grande presidente, perché dietro una grande società, dietro un grande sacrificio, c'è sempre un grande uomo dato da passioni. Quindi benessere, sport, spettacolo, ma continuate a emozionarvi e continuate a emozionarci, che è una cosa che vi auguro di cuore di conseguire, non solo questo piccolo riconoscimento dello sport in festa, che per noi è una grande opportunità di farvi vedere, ma anche di far ascoltare la voce delle vostre società e di tutte le società che si impegnano. Quindi è un grande in bocca al lupo che lo sport in festa vuole farvi, che personalmente io Marco voglio farvi, di continuare su questi risultati, su questa passione. Quindi chiedo a tutti un grande applauso di tutto il Cittafiera Martignacco, perché ve lo meritate, campionesse nella vita ma anche nello sport, veramente complimenti. Scusami Michele, non ti sentono in radio, devi venire qua, un attimo solo, scusate il disguido tecnico, eccoti. Volevo solo aggiungere che vedere delle ragazze così con la maglia Italia è sempre una bella emozione, vedere il Cittafiera che ha l'opportunità di apprezzare questi grandi talenti è sicuramente un momento di emozione per me, perché la scritta Italia deve toccare tutti noi nel cuore, perché siamo tutti uniti in ogni sport, in ogni società. È una grande emozione per noi, per Cittafiera, per tutto lo show Rondò, quindi io farei un altro grande applauso. La voce di Michele Antonutti, testimonial di Sport in Festa, grande cestista del Friuli Venezia Giulia, che ha portato oltre confine l'orgoglio del Friuli Venezia Giulia, che ha indossato la maglia della nazionale. Per questo c'è tanta emozione da parte sua quando vede indossare ad atleti, compagni del Friuli Venezia Giulia, la maglia della nazionale. Sport in Festa continua al centro commerciale Cittafiera, allo Show Rondò. Vi aspettiamo per tantissimi gadget, divertimento, gioco per tutti. Sport in Festa, prima edizione 2011, da Linda Fiore. Per il momento è tutto. Grazie.